Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Qui a Bari, al villaggio della Coldiretti, un ritorno al mondo dell'agricoltura. Abbiamo una delle responsabili. Buongiorno. Buongiorno a voi. Benvenuta. Grazie. Allora, ci racconti un po' questo villaggio. Allora, il villaggio di Coldiretti nasce con la volontà di portare la campagna in città e con la volontà di raccontare il modello di accoglienza agricolo. Vogliamo aprirci alla società, noi lo stiamo facendo con la nostra linea politica sindacale, ma lo facciamo anche concretamente con l'apertura di questi villaggi che sono a disposizione appunto di tutti i cittadini che vogliono venire a conoscerci. All'interno del villaggio infatti ci sono diversi spazi. Che va dall'agriasilo all'orto botanico, ad una stalla vera e propria, fino al villaggio delle idee, dove i giovani si riuniscono per dialogare e discutere intorno al futuro possibile del cibo e dell'agricoltura. Per cui è un momento di condivisione importante, è anche un momento per raccontare ai cittadini che cosa significa fare agricoltura oggi, come è cambiata l'agricoltura dei nostri tempi, quali sono i sacrifici ma anche le grandi soddisfazioni che ci sono dietro a questo lavoro meraviglioso. È vero che c'è un piccolo ritorno alle origini per quanto riguarda la cultura agricola, anche per il fatto che comunque c'è mancanza di posti di lavoro? Ma in realtà è un grande ritorno e chi si sta avvicinando a questo settore in realtà non lo fa per una mancanza di altre opportunità lavorative, ma lo fa perché ha capito che effettivamente l'Italia dal punto di vista del cibo e dell'agricoltura può offrire delle opportunità, delle prospettive interessanti. Lo hanno capito i giovani, ma non solo, lo hanno capito tutte quelle persone che, volendo restare in Italia, hanno scelto di intuito che la ricerca della qualità e la professionalità in ambito agricolo è la prospettiva più interessante che oggi si può continuare a coltivare e a valorizzare. Tra l'altro, chi si avvicina a questo settore ha una consapevolezza e una maturità speciale, perché oggi l'agricoltore è in realtà una persona che si occupa non solo di produzione di cibo ma anche di tutela del territorio, di gestione delle risorse naturali, della valorizzazione dei patrimoni ambientali, della biodiversità, per cui oggi l'agricoltore è una figura molto complessa ed è questo che sta effettivamente facendo interessare soprattutto le nuove generazioni. Contenta della tappa di Bari? Molto contenti, una delle tappe più belle che forse abbiamo fatto fino ad ora, una città che si è prestata tantissimo alla realizzazione di questo villaggio, è una città che ci ha anche restituito molto in termini di vicinanza, di generosità e di anche appartenenza, perché abbiamo visto come i cittadini hanno accolto questo villaggio, abbiamo visto il ritorno di interesse che c'è stato e a noi non può che farci piacere. Grazie per il tuo intervento e soprattutto per il lavoro che state svolgendo in questi giorni. Grazie a voi, grazie alla vostra città e alla vostra regione meravigliosa. Buon lavoro. Grazie anche a voi. Quando parliamo di sicurezza agroalimentare, logicamente la Guardia di Finanza è sempre presente sul territorio per evitare qualsiasi tipo di problematica. Ci spiega un po' il vostro lavoro. Sì, allora noi del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria diamo una mano e collaboriamo con le altre istituzioni, qui viene rappresentato i Monopoli di Stato e l'Ispettorato per le Repressioni, per la ricerca delle repressioni, e con loro facciamo tutta un'attività ovviamente repressiva ma anche diciamo di indagine, affinché appunto l'agroalimentare sia, in questo come in questo caso, sia valorizzato e sia tutelato. In Italia si parla sempre di sicurezza ai massimi livelli, noi possiamo essere contenti del servizio di sicurezza che abbiamo in Italia? Assolutamente sì, siamo uno dei paesi più virtuosi in questo genere. Il vostro obiettivo è sempre quello di aiutare la popolazione a essere più tranquilla. Quali sono ancora i problemi presenti che state risolvendo? Beh, è l'informazione quella che manca un po' nell'ambito anche agricolo, come in questo caso. E qui noi, la nostra presenza qui oggi è proprio quella, per far capire a tutti che noi non siamo contro la popolazione, ma siamo con la popolazione, con l'Italia, con il Made in Italy. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.